Quello che stiamo per raccontarvi dimostra tutto il dilettantismo con cui i rappresentanti politici istituzionali a tutti i livelli del nostro Paese, a partire da quelli del governo, stanno gestendo la pandemia da 2 anni a questa parte. In questo caso ci riferiamo in modo particolare al mondo della scuola, dove mentre nello scorso anno scolastico alunni ed insegnanti fragili venivano tutelati attraverso la possibilità di usufruire della DAD o di lavorare da casa, da quest'anno tutto questo non è più possibile. E così alunni e professori fragili sono costretti a rischiare il contagio nei loro rispettivi istituti scolastici. Il tutto con conseguenze drammatiche per molte famiglie. E la testimonianza che ci giunge dalla signora Leonilda, una madre insegnante la cui figlia fragile, vaccinata come tutto il nucleo familiare, da 9 giorni è costretta con l'ossigeno, la dice lunga sulla necessità, a pandemia ancora in corso, di esentare dalle lezioni studenti ed insegnanti fragili o che hanno familiare con salute cagionevole. Sono una mamma, anche insegnante, ho 4 figli. Gli ultimi 2 hanno una serie di patologie, per cui sono alunni fragili, riconosciuti con un'invalidità del 100% dall'INPS. Il problema, purtroppo, è sorto questo nuovo anno scolastico 2021-22 per il mio 4° figlio, che purtroppo a causa dei nuovi decreti non ha potuto usufruire della didattica a distanza. Mentre l'anno scorso, quando le lezioni sono riprese in presenza, era prevista la modalità mista e sia gli alunni fragili che conviventi con familiari fragili potevano seguire a distanza, infatti mio figlio l'anno scorso ha seguito fino a giugno sempre a distanza, quest'anno non è stato possibile, non per colpa della scuola, ma ripeto, a causa di questi continui decreti che infieriscono sempre di più contro gli alunni e soprattutto quelli con gravi problematiche. Il diritto alla salute purtroppo non esiste più. L'epilogo di queste lezioni in frequenza è stato che mio figlio si è ammalato di Covid. Non solo lui, questa forma, questa variante Omicron è molto contagiosa, quindi ci siamo ammalati tutti e 6 componenti. Io, mio marito e 4 figli. Tutti abbiamo fatto il vaccino, tutte le 3 dosi, solo il mio figlio aveva fatto le 2 dosi ma era coperto ancora nei 120 giorni, quindi da protocollo abbiamo rispettato quello che ci ha consigliato di fare il Ministero della Salute assolutamente. Il problema è che mia figlia ha avuto a causa del Covid una polmonite bilaterale nonostante le 3 dosi di vaccino e sta da 9 giorni con l'ossigeno. Io non sono stata tutelata da nessuno, ho sempre fatto il mio dovere anche come docente. Voglio precisare che il ministro Bianchi parla di scuola in presenza, di scuola sicura. Non penso che sia una scuola sicura, una scuola con aule molto piccole. E abbiamo una platea, un numero di alunni al liceo minimo di 23-25 alunni. Io ho una prima con 26 alunni, di cui un ragazzino diversamente abile. Io la ringrazio nell'esprimervi solidarietà per il contagio subito a casa tra tutti i componenti familiari. Vi auguro una pronta guarigione, ovviamente. Grazie. Rispetto ad una testimonianza così drammatica, cosa si aspetta di intervenire? Possibile che alunni ed insegnanti fragili non debbano essere tutelati così come accadeva lo scorso anno, quando in Italia è ancora altissimo il numero di decessi giornalieri per Covid? E visto l'insensibilità a tal riguardo del governo nazionale, così come fatto per altre situazioni, intervenga il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca.